Paffutissimi, benvenuti in questo nuovissimo video molto particolare. Infatti sono finalmente riuscito a trovare le pizze di Mario e Luigi e di Wario Waluigi. Purtroppo trovarle non è stato così semplice, anche perché sono state prodotte solamente in Germania e sono anche fuori produzione, quindi non potete capire il macello per trovare queste scatole. Allora iniziamo a preparare l'impasto. Le pizze di Mario e Luigi, Wario e Waluigi, sono uscite solamente in Germania il 6 febbraio del 2023, ovviamente prima che usciva il film di Mario, penso per una campagna marketing promozionale, anche se Wario e Waluigi non erano nel film. Ok, io qua già mi chiedo, come mai in Italia, patria della pizza, non le hanno fatto uscire qui? Oppure perché non hanno fatto uscire semplicemente in tutto il mondo? E la cosa che non sapevo è che queste pizze sono state fatte in edizione limitata, infatti attualmente non le producono più, poi chissà se a futuro ritorneranno in commercio, comunque sono stati lì solo per un paio di mesetti e già nel periodo estivo non se ne trovavano più. Io, tra me e me, appena ho visto la pizza di Wario Waluigi, ovviamente ho detto la devo prendere e quindi diciamo mi aspettavo che prima o poi, sai, cicciasse su eBay la pizza oppure male che va che arrivasse anche in Italia per poterla prendere. Ok, adesso iniziamo ad ammassare l'impasto. Giuliano, conosciuto Julius Me sui social, lo vedete spesso insieme con me nelle live, anche un suo canale, mi raccomando dateci un'occhiata, quest'estate è andato in vacanza in Germania. Io ovviamente gli ho detto, mi raccomando, dai un'occhiata nei negozi se trovi la pizza di Wario Waluigi. Sono sul viaggio di ritorno, sono partito da Hof, ho preso il treno per arrivare a Monaco. 4 ore di viaggio, sono arrivato a Monaco, una grande città, e là c'è Rive. Rive è un supermercato. Ho fatto 20 minuti a piedi. Quel supermercato là è la mia ultima speranza. Perché se non lo trovo neanche nel Rive, che sono quelli che distribuiscono ufficialmente la pizza di Mario, e non lo trovo a Monaco, allora non so dove lo posso trovare. Quindi quella è la mia ultima speranza. Vado. Andiamo. Il reparto pizza. Oh mio Dio, se non è qua non c'è più speranza. Qua non c'è. La pizza Wagner, grande classico. Ciao, passare signor. Prosciutto e funghi, prosciutto e formaggi. Niente. Mi sa che è davvero fuori commercio. Proseguiamo con il condimento che ormai le mie speranze erano andate in fumo perché era fuori produzione. Dove la vai a trovare la pizza? Chi è che si conserva il cartone della pizza? Chi è che lo apre decentemente senza sfracellarlo? Allora ho iniziato a cercarlo sui vari siti di shopping online. Ovviamente su Amazon non ci sta, su eBay non l'ho trovata, ho visto anche siti strani, Cuciuai, Etsy, altri strani siti poco raccomandabili, comunque non ho trovato nulla. Quindi sono passato al piano B, ovvero cercare qualcuno che diciamo l'ha unboxato, cioè ha fatto qualche video, ha postato qualche foto e chiedergli se per caso dopo 8 mesi aveva ancora la scatola conservata. Quindi sono passato a Twitter, ora conosciuto come X. Ho contattato tutte quante le persone che mi uscivano e che avevano postato foto di pizza. Molti non mi hanno risposto, altri mi hanno risposto ma purtroppo avevano già buttato il cartone, altri ancora ce lo avevano il cartone, mannaggia loro, però non lo volevano vendere. E ora inforniamo la pizza, dove le mie speranze si sono riaccese, perché uno di questi utenti che ho contattato, che non mi voleva vendere il cartone, mi ha detto che le ha trovate su eBay. E io un po' sbalordito, perché io su eBay ho cercato e ho cercato approfonditamente. Però il link che mi ha mandato questo utente era di eBay, però della Germania, ed ecco perché non mi compariva. Non mi compariva perché il venditore di eBay non spediva in Italia e spediva solo in Germania. Quindi diciamo eBay mi aveva oscurato questo risultato. Le avevo finalmente trovate, erano lì, costavano 4,50€ l'una, c'era sia quella di Mario Luigi che quella di Wario Waluigi, in perfette condizioni, il venditore le aveva anche richiuse. Sembravano come nuove, solo che dentro non c'era la pizza. Quindi ora come facevo? Erano proprio lì, però non spediva in Italia. Ho anche contattato il venditore per chiedere se spediva in Italia, ma lui ha detto di no. Quindi, piano C, Giuliano aveva dei parenti in Germania.
Quindi ho chiesto se poteva far spedire la pizza a loro e poi loro la dovevano rispedire qui in Italia da me. Un processo un po' macchinoso, ma è andato a buon fine. Infatti ora sforniamo le pizze ed eccole qui. Ovviamente ora non mi resta che incorniciarle. E questa, baffodissimi, è stata la storia di come sono riuscito a recuperare queste preziose reliquie, ormai fuori produzione e vendute solamente in Germania. Ovviamente la parte importante di tutto ciò è che queste sono Nintendo Seal of Quality, non sono fan made. Adesso passiamo a qualche informazione più tecnica sulla pizza in sé. Ovviamente, a che gusto è questa pizza qua? Quella di Mario e Luigi è salame chorizo e salame piccante calabrese. Pesa 441 grammi di più di quella di Wario e Luigi, anche se Wario essendo più grasso pensavo la pizza fosse più massiccia. Cioè, la pizza di Wario e Luigi è mozzarella, emmental, red cheddar e gorgonzola. Eccola qua. Anche se, ripeto, secondo me per l'attinenza con i personaggi sarebbe dovuto essere aglio e melanzane. Dei veri pezzi da collezione. Anche perché è un articolo molto particolare, perché molti non si sono conservati la scatola, perché dicono, ma chi potrebbe mai interessare una scatola della pizza? Ma Waluigi, avendo poco e quasi niente, ci tengo a collezionare ogni singolo pezzo della sua storia. Anche una semplice scatola della pizza, che arricchisce ovviamente la collezione di Waluigi. Spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente non dimenticate di lasciare un baffodissimo like e di attivare la campanellina delle notifiche, non prima però di aver lasciato un commento dicendomi se anche voi avete avuto la possibilità di assaggiare queste magnifiche pizze. E iscrivetevi se non volete perdervi nessun contenuto su Waluigi. Io e tutti quanti Luigi Studios vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo baffodissimo video. Ora devo andare che devo consegnare queste pizze a un certo Yuji, che credo si siano anche raffreddate se non sono pure scadute, mi sa.